Direttamente dal Parco della Gioventù di Cuneo siamo con Romulo Togni, il colpo d'effetto del mercato del Cuneo fino a questo momento, a poche ore dalla partenza per l'Audicentrum in cui giocheranno il torneo ad Alba. Allora Romulo, innanzitutto spiegaci il perché di questa scelta, perché diciamo la decisione di passare, di ritornare al dilettantismo e perché proprio a Cuneo? È stata una scelta così diciamo... lasciata più per la serenità dopo un po' di anni che ho avuto un po' di problemi fisici, un po' di problemi di rapporti con compagni di lavoro, diciamo così, e dopo una certa età capisce che ha bisogno di essere sereno, ha bisogno di essere, cioè poter lavorare in un posto dove ti lasciano lavorare, dove ti rispettano e di conseguenza c'è cioè, un rispetto reciproco. Ecco, immagino che a Cuneo si sia trovato tutto questo, diciamo un ambiente più sereno, un ambiente in cui riprendere a fare quello che è, è la tua professione fondamentalmente, cioè il centrocampista e quindi il giocatore. Sì, no, prima mister mi conosceva già, mi conosceva anche come ragazzo, e ho avuto la sua chiamata, io stavo già per, diciamo così, andare in India per dire, no, perché era sarebbe un'esperienza nuova anche alla mia età. Non è che devo pretendere chissà che cosa, categorie, giocare fino a chissà quanto. Lo so che sta arrivando il momento che la mia nuova vita comincerà fra poco e sto cercando solo di avere un po' più di serenità e fare quello che mi piace ancora fare, che giocare a calcio. Dopo ho capito che qua c'è un rispetto molto grande, c'è una professionalità molto grande e meglio di molti posti dove sono stato io, anche categoria molto superiore. Ecco, diciamo, un acquisto come quello di Togni ridà certamente entusiasmo all'ambiente cuneese. Che cosa ti senti di promettere ai tifosi, se è già tempo per promettere qualcosa? No, io non prometto niente, perché non si può promettere niente. La cosa giusta da fare è cercare di lavorare e fare il meglio. Fare il meglio di ognuno, di tutti i ragazzi che ci sono qua dentro. Piano piano così si raggiunge senza neanche rendersi conto dei traguardi importanti. Ringraziamo Romulo Togni. Grazie a voi.